Ciao ragazzi, nuovo video sui prodotti preferiti del periodo. Allora, questo, devo fare in fretta con la batteria scarica, me l'ha consigliato una mia amica ed è favoloso, freschezza lavanda, esplosione di profumo 24 ore, pulisce e profuma tutta la casa. Io se ne metto poco fa poca schiuma. Se ne metto tanto, ovviamente, se ne metto più di due tappi o un tappo pieno, bisogna metterne mezzo tappo, secondo me va benissimo. C'è giallo, azzurro, viola, rosa e blu. E a parte questo mi piace, sa di lavanda. A me piace la lavanda, ne metto poco nel secchio, nel Mocio Vileda, anche se non è di marca. Vedete qui, lo metto fino qui, a volte anche solo fino qui e basta. Se non mettete troppo, ovviamente fa la schiuma. Ma anche solo annusato così è buonissimo. Rimane tanto, tanto, per tanto tempo sul pavimento il profumo di lavanda. Quindi mi piace, costa anche poco. Non mi ricordo, 1,80 euro, 1,90 euro, 2 euro. Non mi ricordo. Comunque, provatelo. Grazie, Milena XL, che me l'hai consigliato. Gli altri non mi fanno molto impazzire, a parte l'isofono che lo compro da una vita. Poi, come sgrassatore ieri ho usato questo, a parte quello dell'Lidl arancione che mi piace tantissimo, questo qui Quasar sgrassatore universale, rapido, potente, extra forte, efficacia professionale. Quanti ml? Allora, l'altro ha 1 litro, questo è 750 ml, detergente per superfici dure, provoca irritazione cutanea in caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone, Seregno MB Real Chimica, via Montesanto 37, 750 ml, 100% prodotto italiano, Quasar, spray sgrassatore, idoneo per HACCP, non lo so, prodotto idoneo all'impiego nei piani a HACCP, spiegatemi cos'è perché non lo so. Comunque questo ha un ottimo profumo, non di bicarbonato, di pulito, di bucato, ecco, di pulito, sì, di cose pulite, di cucina pulita, non lo so come spiegarvi, non so descrivere i profumi, però questo è molto molto valido. Anche questo fa un pochino di schiuma, ne dovete spruzzare ovviamente poco, si gira come tutti gli sgrassatori, così si spruzza, dall'altra parte c'è scritto stop e non si spruzza, ovviamente, no? Non so se lo riuscite a vedere, adesso c'è scritto stop. Lo girate da questa parte qui, ci sono gli spruzzini e voi potete spruzzarlo, ovviamente non sul legno, ho provato ma sul legno non va bene. Ditemi sul tagliere che cosa devo usare perché non so veramente come pulirlo, a parte che non è tanto sporco, però giusto per dargli una passata veloce, che figa sta maglia, va bene. Comunque mi piace tanto questo qui, lo sto usando da poco, cioè solo da ieri sera per pulire il gas, per pulire il lavandino, fa un po' di schiuma anche questo, ma poi con un panno spugna togliete tutto e lava benissimo, pulisce benissimo e profuma anche. 2,79 euro questo mi sembra che sia costato. L'ho comprato al Lidl o al Carrefour? Non mi ricordo, l'altro anche l'avrò comprato al Lidl, forse sì, o al Carrefour, ma il Fabuloso lo vendono anche dal cinese. E questo mi sembra anche che dai cinesi lo vendono, non mi ricordo, vabbè. Dall'esperienza professionale nascono le speciali innovative formule Quasar Pulito Stellare, c'è anche quello per i vetri, mi sembra che ce l'ho anche per i vetri, però adesso ne sto usando un altro che non è della Quasar ma dell'Emulsio. Boh, non lo so. Istruzioni per l'uso, spruzzare sulla superficie, sciacquare con un panno spugna, per sporco ostinato lasciare agire alcuni secondi, per tessuti addirittura, un po' come il Vanish, spruzzare sulla zona da trattare e lavare come d'abitudine. Tensioattivi non ionici, cationici, fosfati, limonene, ecco sa di limone, anche un po' di limone. Tessuti, moto, forni, cappe e piani cottura, fantastico, per tutto, a parte per il legno. Anche per i mobili, secondo me, in finto compensato va bene, per i mobili della cucina, anche magari se avete la cucina laccata o finto lucido, ovviamente, come ce l'ho io, va anche bene per pulire qualsiasi mobile, basta che non usate questo prodotto per il legno e che non ve lo spruzzate in faccia perché pericoloso. Quasar sgrassatore smacchia, sgrassa, pulisce a fondo, rimuove efficacemente ogni tipo di sporco facendo brillare le superfici trattate. Efficace ed extra forte su cucine, forni, fornelli, cappe, grill, affettatrici, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi, pure sui pavimenti, non lo sapevo, tapparelle, parti meccaniche, ingranaggi, materiali in acciaio, ne basta poco per un pulito veloce e profondo, quello che vi ho detto io, ne basta veramente poco, spruzzate pochissimo, non come il Vetril che io ne spruzzo tanto e poi ci va un'ora a toglierlo, sugli specchi, sui vetri, questo ne spruzzate veramente poco ed è validissimo. Valido come pretrattante dei tessuti, ne basta poco per un pulito veloce e profondo. Quasar, l'efficacia al servizio della tua casa per un pulito e una brillantezza stellare. Provatelo, ragazzi, a volte lo trovo anche in offerta, sia questo che quello per i vetri. Io guardo tantissimo la pubblicità. Vabbè,
Guardo tantissimo gli spot e fanno un sac fanno, facevano un sacco di pubblicità su Quasar per i vetri. La ragazza e il ragazzo che erano per terra. Che notte stellata, senza neanche un alone, bellissimo. E si vede che infatti questi prodotti della Quasar sono veramente validi. Poi un altro prodotto che ha consigliato anche Anna, vi lascio il link del suo canale. V5 spray con candeggina, per chi ha la muffa in casa, per chi ha l'umidità, per chi non ha la muffa, per chi magari pulisce comunque con la candeggina, per chi gli piace l'odore della candeggina, a me non piace, mi fa veramente schifo l'odore della candeggina, ma è valido questo prodotto della Lidl. Double 5, spray con candeggina 3 in 1, 1000 ml, quindi 1 litro, pulisce in profondità, smacchia e sbianca, sui rubinetti, sui lavandini, sul gas, sui forni, sui piani cottura, dappertutto. Anche sul muro lo metto io, poi lascio aperto tutto il giorno le finestre e le porte, è a posto. Ha un odore veramente fortissimo, a me non piace l'odore di candeggina, però è molto valido, pulisce benissimo. Spruzzare sulle superfici e passare con un panno umido, evitare il contatto con tappeti e moquette, in caso di sporco ostinato lasciare agire qualche istante e risciacquare abbondantemente, non utilizzare su superfici delicate laminato, alluminio, argento e legno. Sul legno non l'ho mai passato, sull'alluminio neanche, ma per l'alluminio e per l'argento, anche se non ho niente di argento e di acciaio, uso il Quasar. Questo comunque per il bagno va benissimo, anche secondo me per i sanitari va benissimo. Per la cappa c'è anche scritto l'immagine qua, fa vedere che anche per il forno va bene, anche se è in acciaio, però boh, è una contraddizione. Non va bene per l'acciaio, ma le foto dicono tutt'altro. Comunque, vabbè, mi piace abbastanza, funziona bene. La puzza di candeggina non mi piace, per me non è un buon profumo la candeggina, però pulisce bene la candeggina. Già mia nonna usava la candeggina Ace, quella profumata, che anch'io ho provato, ma non mi fa impazzire perché profuma sempre di candeggina. Anche se la prendi che profuma di fiori, di lavanda, l'odore di candeggina si sente lo stesso. Comunque questi sono tre prodotti straconsigliati del periodo gennaio 2019 e a febbraio vedremo che altri prodotti userò. A presto ragazzi, ho anche la batteria scarica, quindi vi saluto. Ampress, ampress. Provate questi prodotti che vi straconsiglio, lavatevi le mani quando usate la candeggina, usate i guanti, copritevi con una mascherina, con una bandana, qualcosa, quando passate magari l'antimuffa sui muri, sulle porte, sul soffitto perché vi cade tutto lo spray addosso e poi dovete farvi 200.000 docce per togliervi l'odore di muffa e di candeggina dal corpo soprattutto. Quindi fate attenzione quando usate determinati prodotti in casa. Io ad esempio anche per lavare i piatti dovrei usare i guanti, ma non riesco a sentire cosa lavo con i guanti, quindi non uso i guanti, ma sbaglio, non fate come me. Tre prodotti validissimi, fantastici, mi piacciono tantissimo, ve li consiglio, a parte la candeggina che la odio, ma serve e quindi utile, la uso. A presto, parlo troppo. Ciao. Adoro questa maglia. Ciao.